Il nemico coronavirus non è stato sconfitto, non disperdere i sacrifici, le parole del messaggio indirizzato questa mattina ad Assisi da parte del premier Giuseppe Conte in occasione delle celebrazioni di San Francesco, patrono d'Italia. Ad Assisi c'è per noi Elena Ballarani, vediamo. Stiamo lavorando ad un piano nazionale affinché l'Italia, che sta faticosamente uscendo dalla pandemia, sia una comunità rigenerata. Il virus non è ancora sconfitto e non dobbiamo disperdere i sacrifici fatti finora. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte qui ad Assisi nel suo discorso in occasione della festa di San Francesco, patrono d'Italia. Si è da poco conclusa, noi ci troviamo in diretta dal sagrato della Basilica Superiore, si è da poco conclusa la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo Metropolita di Pesaro, Monsignor Piero Coccia, la Santa Messa nel corso della quale è stata accesa la lampada votiva che arderà per tutto l'anno sulla tomba del Santo. Quest'anno la regione che ha donato l'olio che alimenterà la lampada è la regione Marche e ad accenderla è stata la sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, in rappresentanza di tutti i sindaci della regione e di tutti i sindaci d'Italia. Pieno rispetto delle normative anti-Covid sia all'interno sia all'esterno della Basilica, dove per i pellegrini erano state allestite delle postazioni sedute a distanza di sicurezza. Oltre al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato anche quest'anno ad Assisi il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. La drammatica crisi legata all'emergenza sanitaria è tornata ricorrente come tematica nel corso di tutte le celebrazioni di oggi e Giuseppe Conte ha proprio detto che questa crisi ci porta a ripensare a ciò che conta nella vita. Da questa drammatica esperienza, ha detto, traiamo il grande valore, quello dell'essenziale e della solidarietà. Dalla crisi dell'Italia, che si è tradotta in crisi economica, sociale, abbiamo tratto degli insegnamenti e dopo la pandemia tutto ciò che ci è successo, ha concluso Conte, ci ha resi più consapevoli che siamo fratelli tutti. E qui il Premier Conte ha fatto un chiaro riferimento al titolo dell'enciclica, appunto Fratelli Tutti, firmata proprio nella giornata di ieri 3 ottobre da Papa Francesco in visita privata qui ad Assisi.